Certo, ma certo che devi dare voce, ci mancherebbe altro. Mirta, dopo il 31 di ottobre, ammesso che questo termine non venga prorogato, come credo, il problema è che tu dovrai fare migliaia di collegamenti. Tu dovrai andare da Bolzano a Palermo e mandare le tue telecamere in tutta Italia, perché di aziende che sono di fatto cotte causa Covid-19 ne avrai a migliaia, decine di migliaia. Tu avrai questo problema esploso presto. La tua trasmissione dovrà durare 5 ore anziché l'ora e mezza che hai adesso. Il Pietà, problema è pietà per questo. me, Brambilla. Pensiamo che lo Stato possa entrare. Aspetta, pensiamo che lo Stato possa entrare in tutte le crisi aziendali che ci saranno, ma secondo me è pura illusione, è un neostatalismo che non ha nessun significato. In Io alcune mi domando, ma le qual è la imprese, soluzione? le aziende, gli imprenditori, vabbè, fate parlare Cremaschi, cosa volete che vi No, dica? no, no, deve Fate parlare parlare Brambilla, sono Cremaschi, dai, d'accordo, io sto Brambilla è zitto, stato guarda, zitto e Mirta, mi buono sono. finora, ora Allora. parla Brambilla, vi prego, vi Oh, prego. cavolo! Vai, Si chiama Brambilla. educazione, Cremaschi, si chiama educazione. Allora, il tema è cosa facciamo? Prima di tutto, gli imprenditori sono una risorsa di questo paese o sono un ostacolo di questo paese? Crediamo negli imprenditori, anche quelli No, che sono in crisi, o non ci no, crediamo e no, impossono lo Stato? Seconda cosa, ti prego, Mirta, vai a vedere i bilanci delle aziende dove è entrato lo Stato e ti renderai conto che sono aziende cotte, i loro bilanci non stanno in piedi e per di più fanno concorrenza alle aziende oneste che cercano di stare in piedi con le loro forze. Tu capisci la contraddizione folle nella ok. quale Allora, stiamo Brambilla, io la entrando? voglio seguire nel suo Bisogna ragionamento, fare io un la voglio patto seguire, sociale dove Brambilla, non è. ma lei mi deve spiegare una cosa. Cosa facciamo da domani mattina? Come faccio io a dire qualcosa di serio ai lavoratori di Goldoni, a cui è stato scippato know-how, intelligenza, creatività da una multinazionale cinese? Cosa dico io agli uomini e alle donne di Whirlpool che da oltre un anno e mezzo io continuo a collegare sempre nella stessa medesima situazione? Possiamo parlare, quegli imprenditori lì nemmeno vengono a parlare, nemmeno ci rispondono. Io mando fax, mando mail, manco rispondono, Perché sono Brambilla. irresponsabili, perché sono irresponsabili. Purtroppo. Mirta, Brambilla. parla Gian Russo, parlo Sì, io. no, parla lei, Brambilla, io faccio quello che Ok, posso, grazie parla Gian lei. Russo. Grazie Gian Russo, si chiama educazione Gian Russo. Allora, Non il l'ho tema è questo, interrotta, Mirta. infatti. Noi per anni abbiamo criminalizzato le imprese e abbiamo criminalizzato gli imprenditori. Io sono il primo a dirti che la qualità dell'imprenditoria italiana è diminuita, non è migliorata. Perché quelli che hanno un po' di buon senso e sono, credimi, persone serie, oneste, con enormi valori, si sono sentite in minoranza, si sono sentite umiliate, no? Umiliate dai sindacati, umiliate dallo Stato, umiliate dai politici e si sono ritirati. Hanno venduto le aziende e sono scappati. E quindi non aiuta questo clima. Poverini, Questo clima statalista non poverini. aiuta quelli bravi, quelli Ma che hanno i valori, eccetera. aspetta, scusa, E questo è un primo Brambilla, problema. Secondo Brambilla. problema, Mirta. C'è una signora che ti vuole parlare da Napoli. Aspetta un momento, la signora vuol parlare con Brambilla da Napoli. Eccomi Sì. qua. Sì, mista, c'è Maria. Un anno fa si erano già conosciuti e cosa ti disse l'imprenditore Di Brambilla? cercarmi un lavoro. Di toglierti l'idea del posto fisso, Sì, sì, diciamo. sì, sì. Volevo rispondere al fatto che ha detto che lo Stato non deve intervenire nelle crisi aziendali. Si dà il caso che lo Stato dia alle aziende i soldi di noi contribuenti. E poi scappi via. Quindi se non interviene lo Stato mi deve spiegare il signor Brambilla chi deve intervenire. Vuole solo che intervenga nei suoi affari privati lo Stato. Allora, risponde Brambilla, rapidamente, che devo andare in pubblicità. È molto semplice, Mirta. A noi serve un patto sociale nel quale deve valere questo principio. Chi salva posti di lavoro, ma soprattutto chi crea posti di lavoro, deve vedere la sua tassazione drasticamente diminuita. Chi Ecco, investe, chi ci Mirta. crede, chi porta a casa crisi Sì. aziendali, non deve ricevere, stai attento, non deve ricevere soldi a Sì, fondo perso. Mirta. Deve non avere da tasse da pagare sugli utili. Cioè dobbiamo premiare chi investe, non darmi il denaro, non darmi Allora, la scusatemi, sussistenza, devo andare in non darmi il pubblicità, sono in reddito anche a grave me. Mi ritardo. ricordo la Whirlpool, ho reddito, capito, Brambilla, è fareste chiaro. intervenire lo Stato, sì o no? Farebbe intervenire lo Stato in Whirlpool, sì o no? Secondo me deve intervenire, secondo lei No, no. Quindi con i lavoratori assolutamente no. no. Allora, posso dire, devo andare in Invece pubblicità, devi vedo dare già.